Ciao a tutti gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, come ogni mercoledì alle 14, ecco giunti al decimo episodio con la carriera di FIFA 17. Ok, partiamo subito oggi ragazzi con una buona notizia. Come vedete, Ashley Young ha recuperato dall'infortunio e quindi possiamo utilizzarlo, anche se all'inizio presumo che avrà il cerotto. Ok ragazzi, ora andiamo nel match di Europa League contro lo Stormgold. Eccoci nelle formazioni della seconda partita di Europa League. Ho fatto un po' di turnover, in avanti ho Depay che non posso sostituirlo in quanto Young, come vi avevo detto, al cerotto. Rashford al posto di Ibra, che vi ricordo si è infortunato per due mesi se non ricordo male, e Vardy invece lo utilizziamo qui in campionato. Mkhitaryan al posto di Martial. Ho lasciato Rooney a centrocampo per dare un po' di esperienza, Yaya Touré e Carrick che mi aveva chiesto di giocare. Poi in difesa Shaw, Bailey, Blind, Valencia e un altro titolare che ho lasciato è il solito De Gea in porta. Ok ragazzi, andiamo nel match. Mkhitaryan dentro verso Rashford. Rashford allora tiene bene palla, Rashford la dà dentro. Carrick verso Wayne Rooney, che ha visto dall'altra parte. Depay, tiro di prima e miracolo del portiere. Subito prima occasione al 18esimo. Mkhitaryan dentro verso Rashford, che è velocissimo, bravissimo Rashford, si gira il tiro, la traversa, pensavo fosse gol. Attenzione qua, erroraccio, Memphis Depay non riesce a segnare, porca puttana. Provano l'1-2, Carrick, Mkhitaryan ancora, bravo Mkhitaryan. Prova ancora, toglie palla, ma non è dentro, Rashford ha anticipato. Ora avanzano, prova il tiro, fuori di pochissimo. Bello l'1-2, allora Rooney. Dentro Rooney, molto bello il pallone per Rashford, che solo Rashford il palo ancora a dirci di no, ma porca di quella troia che sfiga. Secondo palo. Attenzione ancora qua il tiro, De Gea. Pensavo che Blind lo tenesse, invece no ragazzi, pericoloso. Lo Stormgold, come si chiama, guardate qui il tiro. De Gea deve allungare la mano. Karian, che va dentro verso Rashford. Rashford, arbitro, calcio di rigore. Calcio di rigore, giustissimo. È ammonizione per il difensore. Attenzione, Wayne Rooney. Proviamo il tiro con Wayne Rooney. Centrale, gol. Passiamo in vantaggio. Un rigore più alto centrale. Piano, ragazzi, ma l'importante è che siamo in vantaggio meritatamente. Rivediamo il rigore. Non volevo prendere nessun rischio. Centrale, 1-0 per noi. Attenzione qua, ora che avanza lo Stronghold, come si cazzo si chiama. Prova il tiro fuori, non era molto pericoloso. E finisce su questa conclusione dell'avversario il primo tempo. Ragazzi, è un primo tempo che abbiamo dominato. Ci meritavamo anche di essere in vantaggio almeno per 2-3-0. Comunque andiamo a vedere il secondo tempo sperando di mantenere il risultato. Yaya Touré ha visto lo scatto di Memphis Depay, che è veramente velocissimo Depay. Depay dentro, Depay fino in fondo il tiro, il miracolo del portiere, poi il pallone che rimane ai limiti, Karian lo spara alle stelle, avrà visto, non lo so, una navicella aliena, qualcosa. Bravo Rashford, verso Wayne Rooney, Wayne Rooney, può provare Wayne Rooney il tiro, ancora il portiere, miracoloso. Per Shaw, che la crossa dentro, verso Rashford, che sbaglia totalmente il colpo di testa. Attenzione, cross dentro, colpo di testa, esce il portiere bene. Rashford dalla distanza, nulla da fare, c'era il difensore davanti. Touré qua ha sbagliato tutto. Attenzione che stanno credendo al tiro fuori. Era comunque controllato, molto bene. Ancora Carrick verso Rashford, che è scattato bene Rashford. Rashford è solo, non ci credo, e traversa ancora. Rashford oggi ce l'ha con i pali, ha mirato i pali. Non ci voglio credere, era solo, era più facile sbagliare. Guardate, traversa. Ragazzi, è incredibile Rashford, questo si sta mangiando anche Pinco incazzato, è giusto. Provano ad avanzare ancora. Pallone messo fuori, Carrick, bravo. Sì, bravo, usciamo qua la fine con Memphis Depay. Ce ne andiamo ragazzi, è squilibratissima la squadra. Depay ha visto dall'altra parte, grande passaggio, non ti chiede nessuno. Possiamo fare il 2-0 sulla partita di Mkhitaryan. E c'è il 2-0, chiusa la partita, non sbaglia. Mkhitaryan, come cazzo si chiama lui? 2-0, raddoppiamo e abbiamo chiuso la partita, era fondamentale vincerla. Questo pareggio concludente della prima, guardate qua, campo aperto, sono tutti in avanti alle 150 del pari. E qui Mkhitaryan freddissimo. 2-0 per noi, partita chiusa qui. E finisce ovviamente il match. Grande vittoria United.
Eccoci nelle formazioni del secondo match di questo episodio, quello di campionato contro lo Stoke City. Ragazzi, scusate, mi sono dimenticato di farvi vedere le statistiche del match d'Europa League. Comunque eravamo 5 tiri per lo Strom contro 11 tiri per noi. Questa è la formazione che ho adottato con Depay, Vardy, Martial, Schweinsteiger per dare un turno di riposo a Wayne Rooney, che ha giocato appunto in Europa League, Verratti, Pogba, Rojo, Smalling, Thiago Silva, Darmian e De Gea. Quindi la formazione quasi titolare. Ok ragazzi, andiamo nel match. Cerchiamo subito di mettere la partita sul binario giusto. Pogba, Vardy, Vardy, subito al tiro Vardy, di pochissimo fuori, pericolosissimo subito James Vardy. Sono ragazzi, calcio d'angolo per noi, stiamo attaccando da subito. Colpo di testa, palla che rimane lì, pallone messo fuori. Allora Smalling, ancora lui, Smalling fermato. Attenzione qua, Memphis che ha recuperato bene palla. Memphis Depay dentro verso Martial. Martial allora, Martial ancora, Martial fermato. Che ha visto dentro bene Vardy, che ci arriva, vediamo Vardy, sì, la tiene in campo. Vardy ancora, bravissimo Vardy. All'indietro, Pogba, il tiro, il miracolo, e poi non ci arriva. Non ho visto chi è Memphis, dovrebbe essere Depay. Grande parata di Butland. Rivediamo. Pogba, botta sicura, guardate che tiro. Butland si distende di riflesso. E poi Verratti, mi sa che non ci arriva. E finisce ragazzi un primo tempo tutto sommato combattuto, giocato leggermente meglio da parte nostra. Lo Stoke si sta difendendo ripartendo in contropiede. Vediamo se nel secondo tempo riesco a sbloccare il risultato. Attenzione qui, il tiro dello Stoke con Allen fuori di pochissimo. Bravo Memphis Depay a recuperare palla. Memphis dentro, Vardy anticipato. Memphis bravo per Vardy. Vardy, Vardy dentro il cross, messo fuori, ancora Vardy. Depay dentro, Verratti il tiro, il miracolo del portiere. Pallone fuori, Pogba, il tiro, il miracolo ancora del portiere. E finisce ragazzi un match sullo 0-0, deludentissimo. Comunque lo Stoke è venuto a difendersi, ha fatto la sua partita. Noi dovevamo cercare di segnare, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Vediamo le statistiche. Ecco qui ragazzi, 6 tiri da parte nostra, solo 2 da parte dello Stoke, che si capisce da questo che è venuto a fare una partita totalmente difensiva. Anche se il possesso palla, come vedete, è stato più dello Stoke 61% contro il nostro 39%. Questo è il tabellone della classifica. Dopo 7 giornate il Tottenham comanda a 13 punti, noi siamo a 13 punti insieme al Tottenham. Poi c'è il Leicester a 13 punti come noi, il Manchester City a 12, l'Arsenal a 12, lo Stoke a 12. Come sempre vi invito a lasciare un like se l'episodio vi è piaciuto, commentate, condividete se avete fatto, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale. Qui sotto come sempre trovate tutte le mie pagine social, quindi passate anche da lì. Noi ci vediamo mercoledì prossimo alle 14 col prossimo episodio della carriera di FIFA 17. Qui da un giorno dell'83 tutto e ciao gamers! I'm good,